ma vi sembra normale far finta di nulla, rimanere stolidi nella propria bolla. Fa comodo credere al racconto dominante per continuare a tenere le coscienze sepolte. Non vedrete TV i bambini maciullati, quelli sono sporchi arabi, terroristi nati. Vedrete l'amico israeliano, che lo può far strame di un popolo amico. Siete solo dei sepolchi imbiancati. Mi sembra normale i tumori rampanti, c'è chi dice cose chiare ma nessuno vuol sentire. Fa comodo credere al racconto dominante per continuare a tenere le coscienze sepolte. Vedrete in rete notizie scomode, la censura deve prevalere da l'opinionista di regime, ma nella realtà il proprio strame. Siete solo far finta di nulla, rimanere stolidi nella propria bolla. Ma comodo credere al racconto dominante per continuare a tenere le coscienze sepolte. Siete solo dei sepolcri imbiancati. Allora, ho usato sia, adesso posso separarli, questo è solo il pick up magnetico, e questo è solo il piezo della chitarra. Adesso mescolo i due. Fatto in realtà il pick up della, il piezo della chitarra va nel canale della voce e il pick up magnetico sta andando nel canale della chitarra, di questa chitarra acustica, e la voce invece va da sola. Aspettate che non avevo...
Lo so che è una cosa un po' macchinosa, però funziona. Abbasso il volume qua, così. La canzone è chiaro di cosa parla. Ho fatto un'altra versione in cui si sentivano le bombe con un ukulele baritono. Ne faccio con diversi strumenti per migliorare. Anzi, con questa ho fatto un cambiamento d'accordo. Vedrete l'amico israeliano. Invece di dire vedete l'amico israeliano. Israeliano suona meglio. Vedete l'amico israeliano che può far tra me di un popolo amico. Questo è il suono acustico normale, ma mi sembra normale far finta di nulla, rimanere. Ho usato delle espressioni un po' non molto comuni, tipo stolidi, che è una variante dotta di stolti. Fare strame, fare terra bruciata, distruggere, in modo usato due volte. Parlo prima della guerra, poi questa notizia che è uscita fuori dell'istituto italiano, non mi ricordo come si chiama, tumori, una società, diciamo, un istituto, un ospedale, una società, in cui il presidente ha detto apertamente che i battezzati, fra virgolette battezzati, c'è uno specialmente fra le donne sotto i 40, una risorgenza e un insorgere di questa malattia, che in fondo che cazzo è, vi siete salvati dal COVID. Ho detto COVID, porca puttana, non dovevo dirlo. Vabbè, vi siete salvati dal di qualcosa, dovrete pure morire, no? Può più parlare apertamente di queste cose, capito? Mi mandano i cose, disinformazione medica, perché YouTube, che cazzo è YouTube? Semplicemente seguono le regole direttive di alcune organizzazioni internazionali pagate da talune persone che hanno iniziato con i computer. Adesso non vedo perché, anche col computer ci sarebbe molto da dire se è frutto del suo e farina del suo sacco, oppure ha fatto sacco degli altri. Va bene, lo metterò su un altro canale che c'ha meno strikes. Ragazzi, questa è una chitarra, l'ho presa a Bistock, 180 euro, la mia versione, anzi la versione della Harley Benton di una J45. Sto costruendo sto cucendo, in realtà. Guardate che figo, manca il 5, poi HB, Harley Benton, qui è Love Roma, questo sarà la tracolla è dedicata a questo, poi c'ho le tracolle storiche sul virus, sulla guerra in Ucraina, capito? Loro devono cambiare. Adesso il virus che è durato 3 anni, appunto, la guerra in Ucraina che è 2 anni, adesso vediamo quanti mesi, quanto durerà questa cosa di... Lei bacia a cazzo l'eccellenza dell'opinionista Benivendo l'OTV, il racconto ribaltato, l'ipocrisia diffusa, l'andare avanti come se nulla fosse ormai, i prossimi cittadini potremmo essere noi, le nuove vittime sacrificali, e con la pandemia ci hanno abituato a non sentirci più tali e quali. Le mie canzoni e quel che posso fare per continuare a sentirmi ancora normale, vita degna di essere vissuta, non cadremo giù come frutti maturi, giorno dopo giorno crisi dopo crisi, ci vogliono divisi, scoraggia delusi. Le facce da cazzo anche fra di noi, diritto alla difesa solo per loro.
continuazioni di geni e di coglioni, quelli che hanno capito tutto guardando la TV. I prossimi civili potremmo essere noi, le nuove vittime sacrificali. E con la pandemia ci hanno abituato a non sentirci più tale quali. Questa l'ho fatta 2 giorni fa. La rifaccio, la rifaccio, la rifaccio, la rifaccio. Mentre tutto va puttane, il prevenista dice cose strane. Sì, però la storia è tale che il massacro ci può stare. Del bambino non ci frega, non è della nostra congrega, non sono dei nostri o israeliani, massacriamo questi tipi strani. Ho fatto un po' casino con gli accordi, erano un po' veloci i cambiamenti degli accordi. Allora, guardate che ho messo, che figo. Allora, vi voglio raccontare, adesso ho fatto sta canzone, raccontare. Durante la manifestazione che c'è stata, credo 2 settimane fa, adesso mi ricordo, forse un po' di più, su quella grande a Roma, a cui ho partecipato, perché io partecipo indipendentemente da chi l'ha organizzata, da chi non l'ha organizzata, da chi viene, infatti non mi è piaciuto per niente. Palestina libera dal fiume al mare vuol dire che tu stai eliminando, non bisogna fare agli altri quelli che gli altri, quello che gli altri hanno fatto a te. Questo vale sia per gli israeliani e sia per i palestinesi. Cosa vuol dire? Che ormai si è stabilito un qualcosa. Queste persone sono nate là come sono nati lì i palestinesi, però i palestinesi ci sono stati per 2000 anni, però gli altri c'erano 2000 anni prima. E ragazzi, basta queste stronzate. Lo so, io non l'avrei neanche fatto Israele, ma io personalmente, ma perché non si guarisce un torto facendo un altro torto, un altro popolo, però questa è la mia opinione. Ma visto che ci stanno e che se voi cacciate gli israeliani diventeranno i nuovi palestinesi, questo è poco ma sicuro. È anche vero che quando tu, se c'è questa cosa che tu fai un torto, però poi, non lo so ragazzi, dopo quasi 80 anni, che è il 48, 75 anni, c'è gente che è nata, è figlia, anche nipoti di gente di questa che, di gente che sono nate lì, senza contare gli ebrei che ci c'erano. Qual è la soluzione? Non lo so. Non lo so. Lo stesso stato con 2 etnie? Non lo so, anche perché a diversi stati con 2 etnie si sono divisi. Se è divisa la Cecoslovacchia, se è divisi la Jugoslavia, erano popolazioni slave. Vabbè, che c'hanno, secondo me hanno. Secondo me a questo punto il male minore sono i 2 stati. I 2 stati con un corridoio neutro dove possono passare gli israeliani. Nella parte sud, cioè un corridoio che connetta le 2 zone arabe che sono divise dalle zone israeliane. Tutti i coloni se ne arrivano a casa loro. Mi dispiace, ma quello non lo posso, io non lo posso, insomma, nessuno. E poi 2 stati con forze dell'ONU e con una politica di riconciliazione e di mettere fine all'odio. Prima di tutto questi, scusate, non voglio sembrare razzista, questi israeliani dovrebbero imparare cos'è la cultura araba, cos'è la lingua araba. Io non so se la sanno, io dubito che sanno l'arabo. Gli arabi dovrebbero avere come seconda lingua a scuola, terza lingua con l'inglese, la lingua, l'ebraico moderno, e prendere esempio da quello che è successo anche in Italia con l'Alto Adige, che credo che l'abbiamo gestito molto meglio. Quindi i coloni se ne vanno a casa loro, si finisce di fare una cultura dell'odio e ci vorranno
con tutti questi gente che sta a Gaza, che odierà a morte Israele, e ci saranno cazzi amari per far capire a questa gente che non bisogna dare agli israeliani. Secondo me, prima cosa, bisogna mandare in galera, e con, e scusate, sarò molto cattivo, Netanyahu preso e appeso, fa pure prima, preso e appeso, perché non vedo perché certe, Ceausescu ha fatto quella fine, Gheddafi ha fatto quella fine, no, Gheddafi no, gli hanno dato il polonio, scusate, volevo dire non mi viene la parola, non mi viene il nome, oh, c'è un vuoto di memoria, vabbè, comunque adesso lo trovo, c'è un vuoto proprio, non solo c'è un vuoto, ma questo comunque, scusate, Gheddafi, sì, Gheddafi ha fatto quella fine. Stavo pensando a Arafat, mi ero confuso con Arafat, scusate, è un momento di incoglionimento. E quindi Netanyahu peso e appeso, mi dispiace, ma tribunale internazionale, non filo americano. Scusate, mi fate capire, Putin l'hanno attaccato perché faceva la deportazione di bambini, che era, secondo me, le valli da zone di guerra, e questo ne ha uccisi almeno 4.000 e non c'ha un'incriminazione. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma lo so che non vanno, ma come cazzo vi guardate allo specchio una mattina senza dire, ma cosa io sto facendo? In questo momento sta avvenendo sotto i nostri occhi, più della seconda guerra mondiale, non c'era la TV, i tedeschi non è che c'erano le notizie dei campi di concentramento chiare, la maggior parte, sì, qualche notizia era trapelata, ma... Adesso noi ce l'abbiamo sotto gli occhi. Ma come vi svegliate la mattina, amici miei, e non vi sputate allo specchio, merde perverse. Va bene, questa. Questo adesso è iniziato con la canzone, ma adesso sto parlando. Mi metteranno un'altra cosa, perché non si possono dire certe cose. Io lo dico, ragazzi, bannatemi, fate quello che vi pare. In questo momento il governo israeliano, i leader israeliani si comportano come dei criminali. Criminali. Per una cosa, anche Hitler ufficialmente, c'è stato un incidente di frontiera che gli ha dato la stura per invadere la Polonia, era falso pure quello, ho detto pure, falso, quello era completamente falso, quest'altro è vero, ma lo sapevano, secondo me lo sapevano benissimo, va bene, ne farò un'altra versione dove non parlo.